Buonasera, benvenuti a tutti. Mi fa piacere davvero vedervi così presenti, così numerosi a questa seconda puntata della Rassegna I Maestri del Tempo. La mostra, come sapete, no, parte dalla esibizione, dall'allestimento intorno a questa grande croce recentemente risanata dall'attacco di tarli xilofagi e riportata a uno stato che possa evocarne l'antico splendore e che è un vero e proprio unicum, un capolavoro, no, di Giovanni, che ora voi potete vedere a distanza ravvicinata, che per carità non è lontano da qui, sta nella chiesa di San Francesco a Mercatello sul Metauro, ma che qui potete studiare in un modo in cui non siete più riusciti a farli, a meno che non foste presente, il che è impossibile, nel 1935 a Rimini o nel 1965 a Ravenna, perché queste sono state, oltre all'attuale, le uniche due occasioni in cui questa croce si è spostata ed è venuta in città. Quindi manca da 86 anni in questa città, dove è stata realizzata nella bottega del nostro pittore. Proprio in fondo a questa croce, io parto appunto, il primo capitolo di questa chiacchierata è dedicata all'ethos, cioè alla morale, all'etica del pittore. Parto dalla bella iscrizione che è posta sotto la croce, che finalmente riusciamo, anche questa restaurata, a leggere con maggiore chiarezza, ma non con maggiore completezza rispetto al 1935. I problemi di datazione restano tutti quelli che noi sappiamo già, e perciò che Giovanni Pictor, pittore Giovanni, ha fatto questa opera di Frate Tobaldo, cioè per Frate Tobaldo. Tra l'altro, chi sia questo Tobaldo Teobaldo non lo sappiamo, comunque un colto, un dotto, un capace padre francescano del Trecento, che ha voluto Giovanni fra i suoi pittori, e rimane, come posso dire, non facilmente leggibile, direi veramente poco leggibile, la data, che addirittura Brandi nel 1935 dietro a Venturi sbagliò pensando si trattasse di Giovanni Baronzio, ma queste cose ve le ha raccontate già Daniele Benati la volta scorsa, scambiando quei numeri che probabilmente sono o 1309 o 1314 per un 1344. È importante capire che anche tutto quello che sappiamo di Giovanni, che in maniera amorevole Oreste De Luca ha raccolto dagli archivi e ha sottoposto agli studi di tutti, non ci raccontano della sua attività di pittore, della sua vita o della sua morte. Ci raccontano piuttosto, essendo atti giuridici e notarili, delle esperienze di quel tipo lì, quelli che possiamo dire gli acquisti notarili, gli affitti e altre faccende similari che non hanno niente a che vedere con l'esperienza, sia, come posso dire, estetica, sia religiosa, ma anche semplicemente biografica del pittore, ma segnano alcuni punti, cioè in quel determinato momento il pittore era lì. E noi sappiamo che è un pittore già attivo, chiamato come tale nel 1292. Immaginiamo che addirittura prima dell'arrivo di Giotto in città. Questa conferenza è dedicata proprio a questa duplice esperienza. Possiamo immaginare Giovanni capace di catturare tutte le raffinate influenze della sua pittura già da questa città, è l'idea appunto più moderna, più attuale. Giovanni potrebbe anche non muoversi da Rimini, ma Rimini ha dei monumenti romani intatti, a Rimini ha Giotto, che non realizza solamente il bellissimo crocifisso per San Francesco, ma anche altre pitture, le pitture stesse di San Francesco. A Rimini arriveranno sicuramente manoscritti, arriveranno tavole, arriveranno disegni di importazione bizantina. E quindi anche questa fonte, per me così importante, proprio è l'Oriente di Giovanni, possono giungere in questa città. Tuttavia, devo dire che ancora in me è viva l'idea di un Giovanni che viaggia molto, che molto conosce, che probabilmente con Giotto nei suoi viaggi assisiati e romani, nei suoi cantieri, e che conosce direttamente delle realtà di cultura bizantino ed orientale piuttosto complessa e complicata. Già il termine con cui indica il suo lavoro, Ocopus, no? Lo dico sempre quando faccio le visite guidate, rammenta naturalmente il modo in cui Giotto ha
siglare alcune sue opere fra la fine del 200 e gli anni 30 del 300, e questo opus Giotto lo ripropone, diciamo, dall'antichità all'interno del Medioevo, perché ha visto le due statue di Dioscuri, Castore e Polluce a Roma, che sono delle copie romane di originali greci, con sottoscritto appunto Opus Praxiteles e Opus Fidie, e anche Giotto vuole in questa maniera rifarsi all'antichità. Giuliano e Giovanni, Giuliano è il fratello minore di Giovanni, appunto scrivono delle proprie opere, sottoscrivono le proprie opere con questo termine. Giuliano nel 1307 il Dossale di Urbania, che ora è a Boston, e Giovanni appunto questa bellissima croce di San Francesco, della chiesa di San Francesco sul Metauro, nel 1309, nel 1314, un richiamo al grande maestro, un riferimento all'antico. E d'altra parte, cosa sappiamo di Giovanni, no? che il pittore Giovanni, spesso chiamato anche Zanionus, io direi proprio la traslitterazione latina del romagnolo Zvanon, Giovannone, molto alto, molto corpulento, abita nella contrada di San Giovanni Evangelista, cioè quella, la chiesa che noi conosciamo, il luogo della chiesa che noi conosciamo come Sant'Agostino, dove Giovanni appunto opera. Ecco, l'ethos del pittore. Secondo appunto Andrea Weber, la vita del pittore è concepita dal Libro dell'Arte come un corso di studi in filosofia e in teologia, rafforzata da una severa pratica morale. Sono infatti necessarie morigeratezza nel bere e nel mangiare, come anche nel contatto con le donne, quasi tutto il contrario del grande genio rinascimentale o barocco a cui noi siamo abituati, insomma, ad affezionarci. Non è detto che poi queste regole fossero seguite, bisogna stare sempre con i piedi per terra, finché la mano rimanga sempre ferma. In tal senso l'ideale del pittore laico nel XIV secolo non si distingue dalla pratica dei pittori bizantini, a cui è prescritta una vita semimonastica, e appunto ricorda Pavel Flerensky, attenzione, i pittori di icone, ancora così nel Novecento quando lui scrive, non sono mestieranti che dipingono icone per guadagnarsi da vivere. Cioè, certo, anche per guadagnarsi da vivere, ma il fine non è solamente questo. C'è un fine nobile in questo puro artigianato, così umile da una parte e sublime dall'altra. Ecco, io vi mostro praticamente velocissimamente il lavoro di una tavola, l'ho preso da un laboratorio moderno di icone, ma noi dobbiamo immaginare che lavorassero similmente anche i pittori bizantini e medioevali del 2 e del 300, naturalmente non per una grande croce, ma per una semplice tavola, in cui però vedrete ci sono tutti gli elementi che troviamo appunto nella stessa croce di Giovanni: la scelta del legno, la formazione della cornice, come vedete i listelli della parchettatura per renderla elastica, la preparazione della, anzi direi proprio la trasformazione della tavola in parete attraverso questa preparazione che può essere di umile gesso o di raffinatissimo alabastro, l'inserimento di una tela dentro questa tavola e poi la formazione di una superficie perfettamente liscia, ricordandoci naturalmente che il legno simbolicamente è la materia prima e l'albero della vita, la cornice che crea proprio una sorta di fondo diventa l'arca in cui vengono un reliquiario in cui vengono messe le cose preziose, anche se in questo caso disegnate e dipinte, la culla del Salvatore e il suo sepolcro, il gesso e l'alabastro, la luce creata, la pagina bianca su cui tutto viene scritto, ricordate che in greco disegnare e scrivere, grafein, è la stessa cosa, e la parete, cioè la trasformazione di una tavola simile alle pareti dove vengono realizzati gli affreschi. E infine appunto la taletta, è una cosa più complicata, la dico alla fine, che è simbolicamente l'incarnazione del Verbo. Qui trovate una non straordinaria icona, però io su internet ho trovato i procedimenti di questa e quindi ve la suggerisco per spiegarvi insomma come funziona. Prima naturalmente si trasmette il disegno, attorno al disegno si mette una colla, che in questo caso è color zafferano ma spesso era rossa, sulla colla viene distribuito l'oro e poi invece vengono riempiti col colore tutte le figure fino, come posso dire, alla stratificazione finale. Allora noi dobbiamo pensare che il disegno simboleggiava la trasmissione sul mondo terreno delle idee divine, l'oro che si mette intorno è la gloria divina, non la luce creata, il bianco che vi dicevo prima, ma la luce che prima di tutto, l'uovo
che viene spezzato. Immaginate il grande mito indiano di Rani Garba, no? Per cui il cosmo si genera dallo spezzarsi di un uovo. Quell'uovo praticamente cosmico rappresenta la totalità del mondo creato. E si incide il tuorlo, nel tuorlo vengono miscelati i pigmenti naturali, pietre e terre, quindi minerali, vegetali, animali. I colori rappresentano tutte le realtà create e il loro simbolismo e le loro dignità. Ma alla fine della pittura, come vedete, vengono composte col bianco e con l'oro, qui addirittura si usa il bianco azzurrognolo, delle lumeggiature, che sono le lumeggiature della pittura antica, quella greca e quella romana, che però indicano in questa maniera l'irrigarsi delle figure di una luce ultrasensibile. Ecco, per dirvi che le tecniche che utilizza Giovanni sono le stesse tecniche che utilizza la pittura orientale. Mi permetto appunto di ricordarvi che la genesi è questa: la pittura classica che incontra le tecniche della pittura dei sarcofagi egizi, i ritratti del Fayum. Dai ritratti del Fayum si genera l'icona, dall'icona la nostra pittura medievale. Vedete perciò un bellissimo giovane con gli occhi però straordinariamente grandi e aperti. In un ritratto funebre per una mummia, questo giovane è trasfigurato nell'aldilà, ha il fondo oro, la gloria, no? E questo, come posso dire, questo serto di alloro. La stessa immagine, con ancora una presenza, se vedete, no, di prospettive, di racconto, ancora classica, e nella più famosa immagine del Pantocrator, che è quella conservata nel monastero di Santa Caterina d'Alessandria sul Monte Sinai, e il Pantocrator che è sulla cimasa del crocifisso di Giovanni da Rimini. E vedete una sorta di filiazione. Questo è, come posso dire, la base, l'aspetto inconscio, l'aspetto non parlato, ma che comunque si trasmette attraverso le tecniche e i saperi. Cosa ci dicono i documenti dell'epoca? Allora io mi devo spostare un po' avanti perché di Rimini non trovo niente, ma nel 1355 c'è un libro dedicato alla corporazione dei pittori senesi, che sono le loro regole amministrative, che però hanno un'introduzione tutta di tipo etico-teologico, di grande importanza, no? Dice che quando loro, sia quando cominciano che quando stanno lavorando che alla fine, il loro lavoro sia sempre sotto la benedizione di Dio e della Madre Vergine Madonna Santa Maria. Dice perché noi, e questo è bellissimo, noi siamo per la grazia di Dio manifestatori delle cose miracolose operate per virtù e in virtù della Santa Fede. C'è questa epifanein, la pittura come manifestazione. E naturalmente si sottolinea la pittura per coloro che non sanno leggere le scritture, gli uomini grossi, che sono spesso i laici, non per forza sono i poveri, sono anche persone aristocratiche che non studiano da chierici. E poi dice, siccome la nostra fede è credere nel Dio Trinità, e nel e Dio noi vediamo l'infinita potenza, il Padre, l'infinita sapienza, il Figlio, l'infinito amore, lo Spirito Santo, noi ci rendiamo conto che senza potere, senza sapere e senza con amore volere non si realizza niente. Quindi noi, operando nelle opere d'arte, operiamo come la Santa Trinità, siamo una sorta di riflesso di questi archetipi fondamentali dell'agire. E questo è, come posso dire, straordinario, veramente importante. Prima di arrivare, come posso dire, alle pitture, i modi in cui mi piace leggere. Innanzitutto la bellissima citazione di Yves Bonfoy, che è mancato 5 anni fa. Ai pittori della scuola di Rimini, e ringrazio Sabrina Foschini per avermelo suggerito, ai pittori della scuola di Rimini, ho voluto essere storico per ansia della vostra gloria. Ecco, la storia dà la gloria umana, ma vorrei cancellare la storia per sollecitudine del vostro assoluto. Cioè la pittura di Rimini non è una pittura che si inquadra semplicemente nel racconto storico, il racconto storico viene meno davanti alla potenza dell'oro di Giovanni, di questa grande ansia di assolutezza. Il mio maestro, che purtroppo è venuto a mancare il maggio scorso, a 92 anni, né Giovanni, né Giuliano, né Baronzio possono essere letti come portaborse di Giotto. Nella loro pittura si svela un rapporto personale e originario con la pittura di icone. Lo disse qui nel 2007, non in questa sala, ma a Castel Sismondo, durante la mostra di Giovanni Baronzio. Poi
L'amico di John è maestro, grazie a Dio, ancora vivente della grande tradizione pittorica italiana, l'allievo di Roberto Longhi, Bruno Toscano, che dice: i pittori riminesi del Trecento sono interessanti proprio in ciò che hanno di meno giottesco. Ecco, e per questo io rispondo anche, no, a delle critiche che sono state fatte a questa mostra dicendo: non è presente Giotto. Non abbiamo voluto mettere l'ombra di Giotto. Volevamo che Giovanni fosse compreso iuxta propria principia, secondo la propria dignità. E le Mirzolla, amico anche egli come Bruno Toscano di John, grande studioso delle religioni e del simbolismo, dice una cosa anche più forte, forse anche troppo. Il pittore ligio alle norme ecclesiastiche orientali, perfino un senese che ne perpetuasse l'ordine, diciamo un riminese in questo caso, avrebbe voluto morire piuttosto che piegarsi alla maniera giottesca. Giovanni, Giuliano non si piegano, l'assorbono, iniziano in un dialogo alla pari con la grande rivoluzione di Giotto, ma la trattengono in un mondo dove, come dice Bonfoy, c'è la sollecitudine dell'assoluto, più che del racconto, lo spazio metafisico più che di quello prospettico. Ecco, questo è importante. Roberto Longhi parla di Giovanni, in Giovanni vede. E questo qui ringrazio invece Giovanni Rimondini che ne ha, l'ha riportato alla luce questa frase che mi ero dimenticato. Vede qualche cosa di arcano, di esoterico, di gravemente liturgico nei gesti che si richiama invincibilmente alla tradizione dei solenni mosaici bizantini. Tutto vero, se non che non basta Ravenna e non basta Monreale o i mosaici di Venezia per spiegare Giovanni. Bisogna arrivare proprio alla pittura lui contemporanea, a quei pittori che, vivo Giotto, erano vivi dall'altra parte dell'Adriatico e venivano da Costantinopoli, dalla Grecia, a lavorare in Macedonia, in Serbia, in Albania, in Croazia, in Slovenia, nel Montenegro. Johannes Pictor. Ecco qua, la testimonianza più bella ci viene da due croci che sono esposte in mostra. La bellissima croce che Adauto di Otellevi, dopo aver visto la mostra di Cesare Brandi nel 1935, dona alla città di Rimini, al comune di Rimini. E sotto la croce di Fabrizio Moretti, il grande gallerista che si trova a Londra e adesso in questo momento si trova a Rimini, nella sala qui a fianco. Entrambe portano l'iscrizione greca. Prima quella di latino, quella non l'ho commentata perché si vedeva, quella di Mercatello ha l'iscrizione latina, noi Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, e qui abbiamo Jesus Christos, Gesù Cristo, come nelle icone. E guardate che questo legame col mondo bizantino che depreca Giorgio Vasari, come una schiavitù da cui noi siamo liberati, al contrario, i pittori dell'epoca lo considerano un rapporto diretto con l'antico, cioè il mondo, quello che noi chiamiamo greci o bizantini, venivano chiamati romani, hanno conservato il classico, conoscono qualcosa di latino, ma conoscono soprattutto il greco che noi abbiamo quasi del tutto dimenticato. E allora l'omaggio che non tanto Giovanni da Rimini, ma l'altro Giovanni, Giovanni Bellini, il Giambellino, ancora fa nelle sue prime tavole mettendo le iscrizioni in greco. È un grande omaggio a quella tradizione. Ecco il secondo capitolo, da Oriente a Rimini e ritorno. E ricordo quello che scrive il grande filologo Vladimiro Zabugin: l'irrompere del giottismo taglia i ponti ormai logori che univano, scrive nel 1924, nel 1923 anzi, perché nel 23 muore e nel 24 che viene pubblicato il libro postumo, che univano l'arte italiana alla civiltà bizantina. È un'affermazione di baldanzosa latinità, ed è vero, cui però non contraddice il solito di un ibrido stile gotico-bizantino, le tracce del quale appena percettibili in Italia, forse qui Zabugin si sbaglia, ma muore nel 23, e la scuola riminese del 300 viene riscoperta negli anni 30, sono tuttora imponenti nell'Oriente balcanico. Ecco, questo stile ibrido. Giovanni noi lo dobbiamo immaginare all'interno di questa ibridazione. Di Giovanni sono famosissime queste due tavolette, no? Quella di sinistra, celebre, sono le storie di Cristo, e quella di destra, che fa da pandan, semplicemente le fotografie diverse la fanno sembrare come se fossero due cose diverse, ma in realtà erano un dittico che viveva insieme, con la storia della Vergine e dei Santi. Quella di sinistra è a Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica, Palazzo Barberini, e quella di destra è stata acquisita recentemente, vi dicevo, quella cifra spaventosa, 7 milioni e mezzo di sterline, quasi 8-9 milioni di euro al tempo nel 2015, e poi nel 2017 viene fatta una mostra che poi si sposta a Roma nel 2018.
E noi completiamo quel lavoro appunto attraverso questa mostra fatta di croci. Quella disposizione di Giovanni, guardatela anche la disposizione proprio in quadrati, racconti, proviene, lo dice bene Pasini, da queste tavolette di età paleologa trecentesca, a micromosaico, ma queste, io cito queste, se ne potrebbero citare altre, che vengono realizzate proprio con questa tecnica minutissima, raffinatissima, e si trovano al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. Però, come vedete, anche qui sono le 12 feste bizantine, che per gli occidentali, con il loro gusto narrativo, sono le storie di Cristo, e però fanno proprio da, come posso dire, struttura per le idee compositive di Giovanni da Rimini. Non solo quelle. Guardate le scene della Passione di Cristo, XIII secolo, il Codice Vaticano Greco 1156. Cristo che prega nell'Orto degli Ulivi, mentre gli apostoli, non tre, tutti, dormono. Cristo catturato e poi naturalmente portato in giudizio, crocifisso, compianto e poi risorto. È così, no? Rimandano un po' il simbolismo. Dopo torniamo su questo, però io volevo soprattutto mostrarvi questo curioso aspetto. Allora, innanzitutto Giovanni come pittore colto, pittore di grande raffinatezza simbolica, lo saranno stati naturalmente anche i suoi committenti. Però noi leggiamo la tavola in questa maniera: Cristo è nato, viene crocifisso, viene compianto durante il suo seppellimento, ma nel frattempo la sua anima è discesa agli inferi, ha liberato i giusti. E così quando le donne vanno al sepolcro trovano l'angelo che racconta che lui è risorto. A differenza del mondo orientale, gli occidentali rappresentano anche Cristo mentre risorge, ma non sta risorgendo davanti ai loro occhi, è il racconto dell'angelo che diventa una figura e si rende più perspicace, poi alla fine il giudizio finale. Ma noi la possiamo leggere anche in una maniera diversa. Cioè, noi prendiamo l'immagine della natività e l'immagine del compianto, li poniamo in relazione e vediamo immediatamente che c'è un rapporto tra quell'abbraccio tenerissimo che la madre dà al bambino in fasce, vicino alla grotta, ma già con la rappresentazione francescana della capanna, della grotta bizantina, e l'abbraccio che la madre stessa dà al figlio morto, sempre quella relazione fra la tenerezza e la passione. Guardate che bella che è, l'annuncio ai pastori, la presenza, questa grande potenza sintetica da raffinatissimo mediatore, da raffinatissimo miniatore, e miniatore di gusto orientale, fino alla crisografia fatta di giallo e di oro e di bianco della veste, del maforion della madre, che sembra un cielo stellato. Ecco, quella che ho trovato più vicina è naturalmente una miniatura bolognese. Ecco, un'altra cosa che dovremmo imparare a fare è non separare la pittura e la miniatura del 300 riminese da quella del 200 e del 300 bolognese. Sono troppo vicine per non influenzarsi l'una con l'altra, per non entrare in un continuo rapporto. Allora, più antica di questo, ma di quanto antica? Di quanto antica? 1290-1295. Noi diciamo 1300-1305 questa. Chi è che ha fatto quella per prima? Non ne ho la più pallida idea. E poi vado dall'altra parte dell'Adriatico, a Studenica, probabilmente o Studenica, io lo pronuncio malissimo, il monastero, un monastero serbo, io trovo questo affresco della Natività, che guardate è esattamente a livello lessicale lo stesso. Le due che preparano il bagno del bambino, l'angelo che annuncia i pastori. Lì non, naturalmente non c'è quella specie di veranda fatta a capanna che è di gusto francescano, ma c'è la grotta nel vero senso della parola, come era già grotta, no? Nel maestro bolognese, vedete? E il problema è che questa viene dopo. Io ero convinto che fosse un'immagine del 200, quindi facevo questo discorso. Balcani, bolognesi, Rimini. E adesso invece dovrei pensare un po' al contrario, a un ritorno, a questa pittura riminese che in contatto col mondo balcanico può aver influenzato il frescante di Studenica. E però, quell'abbraccio della madre arriva fino, in questo caso, nello stesso maestro boemo che avevamo visto prima, in questa natività bellissima, che è della corte di Carlo IV. Però sapete perché mi lascio un po' così? Carlo IV è quello che porta le ossa di San Sigismondo nella cattedrale di Praga.
che chiami il figlio Sigismondo, che diventerà l'imperatore di Lussemburgo, e che farà, cioè la famiglia è del Lussemburgo, scusate, che farà cavaliere Sigismondo Pandolfo Malatesta, e che verrà in qualche maniera ritratto dietro le sembianze di San Sigismondo da Piero della Francesca. Cioè questi legami profondi con Rimini fra questa famiglia, poi immaginate Carlo IV e Carlo Malatesta, lo zio, cioè siamo tutti in una si chiamano tutti nella stessa maniera, hanno gli stessi santi, no? E questi aspetti, insomma, mi incuriosiscono, non significano niente, sono suggestioni, però mi piace darle. E vedete appunto questa immagine in cui la capanna di Giovanni da Rimini ha preso il sopravvento, non c'è più la grotta in maniera moderna, ma c'è quell'abbraccio e quel bacio peculiare fra il bambino e la madre. E poi ancora due presentazioni al tempio famosissime di due cognati, Andrea Mantegna e Giovanni Bellini. L'abbraccio della madre al bambino, che sta per consegnare proprio a San Simeone, ancora con quell'idea originaria che andavamo a recuperare, quell'archetipo originario, a me sembra proprio che possa avere qualcosa a che fare anche con Giovanni da Rimini. Il penultimo capitolo, che è quello qui che ho più caro, Guglielmo Durante, Guillaume Durand de Mende, dice sempre, guardando la grande croce, queste croci venivano poste sopra dei divisori, delle iconostasi che, proprio come alla maniera orientale, dividevano a tre quarti la chiesa, o a mezzo, lui dice, ma in realtà tre quarti la chiesa, dal pubblico dei fedeli ai monaci che vi celebravano dietro, alla maniera che Pasini immagina per la chiesa di Sant'Agostino. Solo che sulla cappella di destra, che voi vedete, il disegno viola, insomma, dovete immaginare appesa anche la croce, anzi messa su una trave anche la croce di Otallevi, perciò due croci che a diversi strati potevano essere visti, e come mostra in maniera chiara, poi voi avete visto la croce di Mercatello dal retro, no? Nel presepe di Greggio. Ecco, queste grandi croci, Guglielmo dice, salutatela dicendo albero benefico, l'albero benefico, ecco, no? Una visione da dietro e una visione da davanti che Giotto realizza e che ci mostra come venivano fruite, no? Dal punto di vista liturgico e nello spazio liturgico queste croci. Ovviamente lui rappresenta, direi quasi la croce che realizza Santa Maria Novella, più o meno come modello, con ancora la carpenteria di Cimabue, ma con la raffigurazione coi piedi uno appoggiato sopra l'altro, che è tipico appunto dell'idea di Giotto, cioè rappresenta se stesso, non le croci del tempo di Francesco, ovviamente. E vedete, no? In questo, anche qui, Giovanni, noi dobbiamo riprendere quel discorso. Voi sapete, no? Dante Alighieri, no? Credete Cimabue nella pittura, tenerlo campo, e ora Giotto il grido, così scrive nell'undicesimo canto del Purgatorio. Lì viene in qualche maniera purificata la superbia, ed è curioso. Dice appunto, come dire, non ti far grande, tanto arriverà qualcuno più grande di te. Giotto è più grande di Cimabue. Roberto Longhi dice, questo è l'inizio della critica d'arte in Italia, che si fonderà proprio su questi superamenti in bravura. Ma qui naturalmente Dante lo dice, lo celebra, ma anche lo castiga, anche se appunto, no, dopo dice, così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. In realtà sta esaltando se stesso, insomma. Guido Cavalcanti ha superato Guido Guinizelli, che era stato il maestro di entrambi, e Dante supererà tutti e due. Però quello che mi interessa è leggere praticamente all'interno. Allora, lo schema del crocifisso di Giovanni nasce appunto con questi crocifissi come quello di Cimabue a Firenze, poi riletto, no, nella forma di Santa Maria Novella da Giotto per i Domenicani di Firenze. I due dolenti, il tappeto, in quello di Giotto non c'è più il Pantocratore in alto. In quello di Cimabue non c'è invece il Golgota, il monte col teschio di Adamo. Si vede anche da qua, vero? Che c'è il teschino? Sì. E qui allora noi dobbiamo appunto, con quello che vi ho detto prima, ribaltare quello che scrive Cennino di Andrea Cennini. Giotto rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno. Giorgio Vasari, Giotto divenne così buon imitatore della natura che sbandì affatto quella goffa maniera greca. Ecco, io vorrei un po' superare questa idea. Non è goffa la maniera greca. E Giovanni vi arriva in una maniera superba. Anche gli esempi che vi ho fatto vi mostrano che quella pittura non è affatto goffa.
Però sono spesso goffe le imitazioni un po' banali che girano in Italia nel 200, ma non sono le pitture dall'altra parte dell'Adriatico. Ecco, guardate il bellissimo crocifisso che Giotto realizza, che è il modello di Giovanni. Voi immaginatelo con tutti, è stato ritrovato in una collezione fotografica quello che probabilmente è il pantocratore perduto della croce, che sta in una collezione privata inglese, ma Federico Zeri l'ha riconosciuto solo dalla foto e nessuno l'ha mai visto. Però dobbiamo immaginare una struttura polilobata, no? Come quella di Giovanni, quelli che abbiamo visto in mostra. E qui abbiamo in dettaglio la straordinaria bellezza di Giotto. Gli occhi semichiusi, la bocca aperta, questo modo di rappresentare i capelli. E è logico che Giovanni cita Giotto, ma lo fa in una maniera completamente diversa. Adesso qui ho utilizzato delle foto per non disturbare Gilberto ancora prima del restauro, adesso tutti quei buchi sono stati riparati, però l'atmosfera di quel volto, il modo in cui vengono messi e sistemati i capelli, ci dice, a me prima anche questo, a guardarli in foto in questo caso la prima volta, e mi viene in mente un'icona orientale. Passa attraverso Giotto, ma Giotto è quasi riassorbito in un discorso altro, più elegante, più raffinato, più silenzioso. Sono due grandi pitture. Una dipende dall'altra, ma l'altra a un certo punto ritrova una propria grandezza in maniera indipendente. E la situazione dell'albero della vita è, vi ripeto, nella struttura che voi vedete, no? Scusate. Allora, noi abbiamo, come posso dire, la parte dei mortali, che sono la madre di Dio e Giovanni Evangelista, che rappresentano anche due poli, l'uomo e la donna, al centro il morto vero e proprio, cioè Cristo sofferente, e nella simbologia universale dell'albero il tronco. I rami più alti vanno ad assorbire la forza, la potenza del cielo, e quello è il pantocratore. E come dice negli Atti di Andrea, rivolgendosi alla croce, l'apostolo va alla morte e guarda la croce, dice: sei stata innalzata nel mondo per dare consistenza alle cose instabili. Cioè, i nostri progenitori hanno perduto l'axis mundi, l'ordine del mondo, col peccato originale, e durante il peccato originale si è rotto questo equilibrio del mondo, il rapporto che teneva insieme gli immortali, il cielo, Cristo Pantocratore, il Logos Eterno, colui che ha creato tutte le cose, i mortali che vengono rappresentati nella croce dalla morte di Cristo e da coloro che lo piangono, e i morti che vengono seppelliti. E dice, scusate, ecco, parte di te si volge al cielo per annunziare il Logos celeste, lo vediamo. Parte si stende a destra e a sinistra per sbaragliare la tremenda forza avversaria, e il pianto purifica. E ricondurre il mondo all'unità, parte di te ficcata in terra per raccogliere insieme con le creature celesti, le terrestri e quelle dell'Ade. Andiamole a vedere. Ecco, quelle dell'Ade vengono rappresentate nella croce di Santa Maria Novella. E anche qui l'omelia dello pseudo Crisostomo sulla Pasqua, no? Dice: se temo Dio, quest'albero è il mio rifugio. Quest'albero che si stende lontano come il cielo, sale dalla terra ai cieli, pianta immortale, si innalza nel centro del cielo e dalla terra, fermo sostegno dell'universo, vincolo di tutte le cose, base di tutta la terra abitata, nodo dell'intreccio cosmico, comprendente in sé tutta la varietà della natura umana. Fissato dai chiodi invisibili dello spirito per non vacillare nel suo accordo con il divino, toccando il cielo con la sommità del capo, e però sembra proprio la descrizione della croce, rafforzante la terra con i suoi piedi e nello spazio intermedio abbracciante l'atmosfera intera con le sue braccia incommensurabili. Era intero ovunque, in tutte le cose, da solo lottava nudo contro le potenze dell'aria, no? Ecco, questo grande simbolo dell'axis mundi, asse del mondo, è nella forma dell'albero, è un'idea antichissima. C'è nell'antico Israele, c'è nella tradizione cristiana, la eredita la tradizione islamica, ma c'è già in quella mesopotamica, persiana, egiziana, c'è nella tradizione greca e romana, e c'è nella tradizione celtica, e così in quella indiana, e anche nel Mesoamerica. È veramente un simbolo universale nel più ampio senso del termine. E
finiamo appunto con quest'idea del tessuto che vi è dipinto sotto e che spesso viene inteso in senso puramente ornamentale o al massimo, come dice Hans Belting, per esaltare il corpo, cioè farlo apparire in qualche maniera profondo, staccato, fluttuante sulla croce. Lo stesso tappeto che vediamo in Diotallevi, in Mercatello, lo risivede nella croce di Diotallevi, purtroppo rovinatissimo da una pulitura in soda caustica, che però ho fatto le foto proprio con la luce attuale, ci permette di rileggere il discorso. Lo recuperiamo nel crocifisso del maestro di Montefiore. Qui vedete la sua bravura di decoratore, che non corrisponde però alla bellezza della pittura, una pittura provinciale, veramente, come posso dire, spenta rispetto alla bellezza delle croci di Giovanni, però il tappeto è ancora superbo, e iniziamo a vederne proprio le origini. Guardate queste pentecoste siriane, un piccolo tappeto è posto alla fine dei gradini che raccolgono gli apostoli. Questo è l'evangeliario contenuto, siriaco conservato a Città del Vaticano nella Biblioteca Apostolica, questo invece al British Museum di Londra. In entrambi i casi voi vedete dei tappeti che rammentano proprio esattamente quello di Giovanni. I tappeti naturalmente non stanno solo per il calpestio, vengono appesi anche alle pareti, tappezzeria noi diciamo, no? Giustamente, sono di diversa fattura, vengono utilizzati come cortine nelle porte e vengono utilizzate fino in antico nel mondo israeliano, sia in quello mosaico che in quello salomonico, come tessuti che dividono il luogo santo, dove entra una volta solo all'anno il sommo sacerdote, il Sancta Sanctorum, e gli altri. Quelle cortine bellissime, straordinarie, la Bibbia le descrive con i tessuti, con i colori, dicono che sono come delle, come dire, una manifestazione di bellezza e di gloria che manifesta l'invisibile Dio, che è invece presente, abita, discende e abita il santuario. Durand ci informa in effetti come al suo tempo, sempre lui Durand, fossero impiegati nelle chiese stoffe, tappeti, tappezzerie di porpora, di sete e di altri materiali, e come in particolar modo nell'ornamento del santuario si trovavano alcune fodere, dorsaglia, cioè drappi che vengono sospesi nel coro dietro la schiena dei chierici. Il teologo insegna che si appendevano tre tipi di stoffe nella chiesa: quello che ricopre le cose sante, proprio così, quello che separa il santuario dal clero, perciò in cui il clero può entrare, è quello che separa il clero dal popolo. Perciò voi immaginate che tutti questi divisori venivano arricchiti da tessuti, da drappi. Il secondo velo cortina, che durante la Quaresima e la celebrazione della Messa si stende davanti all'altare, prende la sua origine e la sua figura da quello che era sospeso sul tabernacolo e separava il Sancta Sanctorum dal luogo santo. A sua imitazione le cortine sono intessute di diversi colori assai belli. Ecco. Ci dice tutto, cioè quelle stoffe dipinte sono un ricordo proprio nel luogo dove vengono deposti i veli, dello stesso velo del Tempio. Questi tessuti sono presenti in Giovanni, se pensate agli affreschi bellissimi di Sant'Agostino nella Cappella della Vergine. Guardate non solamente il velo che viene deposto sopra le cose sante, cioè attorno all'altare, ma guardate anche quello che si vede molto meno bene dietro. Vi è una cortina, purtroppo consumata dal tempo. E guardate come solenne, centrale, diverso il rapporto con l'antico che ha Giovanni rispetto a quello di Giotto, che è prospettico e in cui il tabernacolo viene visto così, no? In maniera credibile, come un oggetto presente nello spazio. Qua è un luogo misterioso in cui noi siamo invitati ad entrare. Non è meno classico dell'altro, è semplicemente diverso l'atteggiamento. Anche in un pittore, come posso dire, bizantino come Duccio, come vedete, vi è una rappresentazione meno silenziosa di quella, meno solenne di quella di Giovanni. Vedete, l'identificazione del corpo di Cristo col velo è data da tre fonti. I Vangeli sinottici mostrano che Cristo, quando muore, genera una lacerazione del velo del Tempio. Muore la carne, il Tempio si lacera. Secondo elemento per me essenziale, importantissimo, è il racconto apocrifo della generazione della Vergine, scusate, della Madonna mia, dell'Annunciazione della Vergine, in cui il Cristo viene nel momento annunciato e quindi concepito nel ventre della Madre di Dio, e lei per ordine dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme sta filando il porpora e lo scarlatto.
Quindi i padri interpretano, sta intessendo il corpo dell'invisibile verbo dentro il suo ventre e sta tessendo e sta filando proprio il velo del Tempio. La terza cosa è la lettera agli ebrei che l'antichità attribuiva appunto a San Paolo, che dice che noi siamo ammessi grazie al sacrificio di Cristo nella pienezza del santuario attraverso il velo, cioè la sua carne. Ecco, la carne di Cristo contiene la pienezza delle realtà invisibili e quindi viene sovrapposta nei crocifissi proprio a questo grande tessuto che è il velo del Tempio di Gerusalemme e che rammenta proprio l'equivalente ecclesiastico nelle zone liturgiche della Chiesa. Cosa dice Flavio Cuniberto, se venerdì prossimo sarà con noi? Il tappeto di sostegno, il tabellone, non raffigura il dramma del Calvario, non raffigura nulla, ma allude con la sua preziosità fiorita quel giardino, il regno, che Gesù promette a chi lo segue e vi allude come una realtà simultanea alla croce, come a qualcosa, il corpo glorioso, che è già lì, nascosto sotto le sembianze di un corpo in agonia. È la gloria che deve essere sempre vicina alla croce, per cui viene rappresentato Cristo due volte, il sofferente e il pantocratore, è per questo che il corpo del sofferente è rappresentato davanti al tappeto. E naturalmente, no, Cristina Campo, che dice le cose più straordinarie, leggo solamente la parte finale, dice: ma perché vuole il tappeto? Che il tappeto orientale voglia offrire uno specchio della divina freschezza di un mondo senza colpa, ce lo dicono d'altra parte i quattro fiumi paradisiaci che nascono talvolta dalla nicchia d'orazione, quella che viene intessuta in alcuni tappeti. Così essi sgorgano nei mosaici cristiani, mutati nelle fonti cristalline dei Vangeli, dalla roccia su cui si erge l'agnello, o attraversano tragicamente il manto cosmico del vescovo bizantino. E qui finisco. Il tappeto vola perché terra spirituale, i disegni del tappeto annunciano quella terra ritrovata nel volo spirituale. Finisco con l'ultimo elemento dell'arte bizantina. Perché è orientale, Giovanni? Perché predilige l'esichia, la quiete e il silenzio. Guardate la bellissima rappresentazione della Dormitio Virginis e guardate il volto morto, addormentato nel sonno di Maria, senza sofferenza. Così è il volto di Cristo di Mercatello, così è il volto di Cristo di Otallevi e così è il volto di Cristo della Croce Moretti. La quiete è la dimensione spirituale a cui portano queste croci. E questo è data da una cultura finissima, da un'attenzione peculiare allo stile che non è esibizione, ma è concentrazione, quell'aspetto esoterico e arcano di cui parlava Longhi, che non è un segreto che io tengo per me, non racconto, ma è il modo, come posso dire, misterioso in cui questa qualità, questa densità si trasmette alla pittura, attraverso una concentrazione di sapienza. Se immagino Giovanni da Rimini viaggiare anche attraverso il mare, questo, come posso dire, rende tutto suggestivo, ma ancora più miracoloso tutto ciò sarebbe se non si è mai mosso da questa città e se ha assorbito tutto da questa città che era allora una città di valenza e di portata europea e che, insomma, abbiamo cercato di ridare, di ridonare, di restituire attraverso questa esposizione. Quando guardiamo Giovanni da Rimini, noi non siamo a Rimini, né a Mercatello, né a Talamello, né nella Galleria di Londra dove viene esposto il Crocifisso, né nel nostro museo. Noi non siamo neanche a Sant'Agostino, ma in qualsiasi di questo luogo noi siamo al centro del mondo. E Giovanni lo dimostra sia nella superficie, cioè nell'estetica, sia appunto nella profondità dei concetti.